Ancora un fatto di violenza in una scuola della provincia di Taranto. Questa volta lo spiacevole episodio si è verificato nel comune di Crispiano nel primo pomeriggio di mercoledì scorso, intorno alle 14:20, all'esterno dell'istituto Giovanni XXIII, che ospita alcune classi dell'istituto alberghiero El Samorante. Qui una discussione accesa tra un alunno di 15 anni e un professore sarebbe degenerata in una vera e propria colluttazione. Secondo alcune ricostruzioni in fase di accertamento, tutto sarebbe partito da un rimprovero dell'insegnante verso lo studente che avrebbe strisciato con lo zaino la sua auto. Dalle parole si sarebbe passati ai fatti, il docente, per cause da chiarire, nel corso della colluttazione avrebbe perso l'equilibrio sbattendo violentemente la spalla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Massafra, che hanno raccolto tutti gli elementi utili per ricostruire l'esatta dinamica del grave episodio. Il professore, dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all'ospedale San Pio di Castellaneta, dove gli è stata riscontrata una frattura dell'omero e una prognosi di 30 giorni. Intanto, in merito a quanto accaduto, sulla pagina Facebook dell'istituto alberghiero El Samorante si legge che la dirigenza, nell'esprimere profondo dispiacere per quanto accaduto, ripone piena fiducia nell'operato delle forze dell'ordine e della magistratura, le quali, sulla base dei rilievi effettuati, procederanno alla ricostruzione della dinamica dei fatti verificatisi in orario non scolastico. E anche il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo, ha voluto esprimere la propria vicinanza alla scuola e al docente aggredito, soffermandosi sul disagio che vivono oggi tanti ragazzi e sulla necessità di scardinare la violenza nei luoghi dove si insegna il dialogo, il rispetto e la buona educazione. Io voglio naturalmente dare un segno di solidarietà, come ho già fatto, al professore. Spero naturalmente che ci sia una punizione esemplare, ma voglio ricordare anche che questi fatti sono successi fuori dalla scuola e l'istituto El Samorante non deve essere colpito per questi fatti, perché è sempre stato un istituto autorevole, di prestigio, riconosciuto in tutta la provincia di Taranto. Mentre dovremmo tutti quanti interrogarci, istituzioni, classe dirigente e famiglie, sul disagio che vivono i ragazzi e l'educazione a volte con cattivi esempi che noi diamo.